Un ottimo affare, 1933. È l'ultimo carico di roba buona, capo. Roba buona. Ho conservato quelle bottiglie per 10 anni. Ma ci servono soldi. Portatele via. Sentito? Caricatele. Che piacere vedervi. Capo, che ne pensa del lavoro con Salvatore? Sei stato bravo, Tom. Ghillotti non ha più nulla su di noi. Abbiamo guadagnato tempo. Ma io mi sono perso tutto e cosa aveva fatto? Avevano mandato via Pippo Baudo, credendolo morto. Ah, è vero, è vero. Avevamo portato l'aereo. Faremo saltare qualche dente a Morello. Ok, cosa hai in mente? Un paio di settimane fa mi stavo rilassando nella Cigar Lounge del Blue Tropics. E che? Un bordello da 4 soldi. 2 stanze totalmente spoglie con i materassi a terra. E che gente rispettabile. Hanno il bar e tutto. Comunque, un cliente era ubriaco fradicio e tormentava la madama con tutti i suoi problemi. Ha attirato la mia attenzione col suo accento del cazzo. Ripeteva ancora e ancora di questa bella attività che era riuscito a tirare su. Ma gli scherzi per cui lavorava pretendevano una fetta e avevano deciso di rompergli il naso. Gli hai pagato il conto? E certo che no. Però l'ho accompagnato fuori e l'ho portato a una tavola calda per aiutarlo a riprendersi. Ci mettiamo a parlare e viene fuori che il suo nome è Gates. È un campagnolo e viene da Kentucky. Un contrabbandiere. Meglio. Suo padre possiede un paio di distillerie. E vi lascio immaginare chi è il loro unico acquirente da queste parti. Morello. Ma pensi che voglia tagliare i ponti? Già. Ma lo sono lavorato bene, capo. Stanotte ha un altro grosso carico. Ma ha convinto tutti i suoi uomini ad arrendersi. Non dobbiamo fare altro che simulare una rapina vera e propria. Non lo so, Poli. Ti fidi davvero di noi? Morello non gli piace, questo è chiaro. E poi non abbiamo alternative. Siamo quasi alla canna del gas, giusto, capo? Che ne pensi, Tom? Dobbiamo rimpiazzare il Canadian. Se per Poli questo Gates è la soluzione, per me va bene. Dov'è l'incontro? Ha un grosso parcheggio già in centro. Ok, bene. Ma stavolta vedete di non fare minchiate. Portate anche Carlo e Little Bill. Cosa fatta, capo? Quando avete il furgone, tornate subito qui. Ma quindi uno dei due che era, vi ricordate che era ferito, l'avevamo portato dal medico? Sta bene, non è successo niente. Noi pensavamo che è passato tanto tempo, no, dall'ultima volta. Convalescenza è finita. Sì, ma le Bill vi stanno aspettando in centro. Ormai è talmente guarito, non se l'ha più cagato nessuno, che ha cambiato proprio lavoro, è andato da un'altra parte. Non si fa più vedere. Sotto. Da, vaffanculo. È il tuo momento di gloria, Finalmente seguo i ragazzi. Senti, passo più tempo io con il Don che tutti voi messi assieme. Certo, lo aspetto pure finché non ha finito con le sue buttere. È sacrestano. Passa più tempo lui col Don che tutti. Se non mi volete, non vengo. Nessun problema. Vai dalla strada! Se non mi volete, non vengo. Devi ricominciare le frasi. Se non lo ascoltano. Se il capo ha detto che viene, tu vieni. È solo che c'hai l'aria di uno che va a farsi una scampagnata. E non voglio che Gates pensi che siamo dei deboli. A ogni modo, perché Gates ce l'ha con Morello? La prima volta che Gates ha fermato i furgoni, Morello ha deciso unilateralmente di modificare i termini. E già che c'era, ci ha rotto il naso come parte della rinegoziazione. Se Morello ha sempre parlato così, è la volta buona che glielo stacca. E questo dobbiamo fingere di rapinarlo. Perché mi sta innervosendo. Paperino raccontando la storia a strappalacrime, ma da come è stato derubato e minacciato con le pistole. Che stavo dicendo? Questo piano è una stronzata, Tom. Poli, guarda la strada! Attento! Questo piano è una stronzata. Poli me l'ha raccontato ieri e in qualche modo sembra. Lui ripete. Se non arriva fino in fondo, lui la ripete. Se viene interrotto dagli incidenti che lui fa, deve ripetere. Da quel momento vedi di tenere chiusa quella cazzo di fogna. Va bene, come vuoi. Poi non venire a piangere da me quando Morello ti becca. Madonna. Se no ripeteva ancora. Ragazzi, fatela finita. Cristo.
Oh, andiamo molto veloci, vanno tutti molto piano. Non lo so, però sta per succedere. Tu devi seguire il consiglio che ha dato lui. Devi tenere chiuso sto cazzo di bocca. E se tu dici qualcosa, questo. Ecco. Ma cosa? Che polizia? Vedi che ci sono anche lì quelli che ti segnalano. Ma devi andare al parcheggio. È parcheggio questo? No, era per così il parcheggio, però vabbè, l'ho messo un po' in mezzo. Non c'è nessuno, finché qui ci sono io. Ok, ci siamo. Gates sta aspettando all'ultimo piano. Ma Gates, faccio una domanda, eh. Bill. Tutto okay. Pare. Deve essere guida fino all'ultimo piano. Forse è il nonno di Bill. No. Ma entro da dove si esce, eh? Vabbè, se vuoi entrare da di là. All'ultimo? All'ultimo. Non c'è bisogno di fare. Segui la strada, che è molto più semplice, se no. Fai gli slalom tra le macchine e tra i pilastri. Lavoro, ma siamo qui. Quell'accio tipo di lavoro. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere su Gates, Poli? Solo che c'ha il naso rotto e la cassa è piena di roba buona. L'ideale per noi. L'ideale per noi. L'ideale per noi. Perché c'è laggiù? Bene. Oh, è un piacere vederti. Sì, anche per me, Gates. Beh, spero sappiate riconoscere il buon whisky. Beh, non sono esattamente un esperto. Tommy? Si gira perché è per educazione. Sì. Non si beve a canna, bisogna girarsi, sennò. Per rispetto degli altri. Primo pagamento. Se il don è soddisfatto, finanzierà altri carichi. I quantitativi aumenteranno costantemente. E noi saremo ricchi, ragazzi. Beh, è sempre un piacere fare affari con persone rispettabili come Don Salieri. Quindi, porgigli i miei rispetti. Certo. Ora dobbiamo solo chiudere questo affare. No, no! Tranquilli! Che c'è? Ve l'ho detto che all'apparenza doveva sembrare una rapina, no? Quando avrò finito in questa città mi toccherà rifarmi il naso. Puoi stare tranquillo. Con tutti i soldi che ti farai potrai comprartene uno nuovo. Sono questi? Ecco, Bill è andato. Ho idea che moriranno tutti tranne tre. No. Cioè, stanno così allo scoperto, non è che... Tanto che nascondersi dietro le casse di whisky, quando ti sparano addosso, eh? Il top. Potrebbe saltare da un momento all'altro, però vabbè. Ma soprattutto come amici hanno fatto loro a ucciderli tutti e essere ancora tutti salvi. Tranne Bill Gates. Non è grave, prendete gli alcolici e filate. Ci pensano i miei ragazzi. Andate, togliete. Non è grave, gli hanno svuotato un caricatore nel petto, però non è grave. Doveva sembrare una rapina, ma adesso è ferito giustamente. Cioè, è troppo comoda, solo il naso rotto. Ma non è ancora finita. Quelle sono ferite da rapina. Cosa devi fare? Ah, devi non far esplodere il... Proteggi il camion. Il camion. Perché prima ti sei giustamente nascosto dietro, adesso non le devi far esplodere. Devi proteggerle. Cioè, è per proteggerle va giù così. Da solo a piedi. Chi protegge lui. Ma faccio a proteggermi al... Vale, okay. Ti nascondi dietro le casse che devi proteggere. Ma soprattutto io non capisco mai una cosa di questi giochi. Perché arrivano 10 ondate da 10 e non tutti e 100 assieme, come uno potrebbe immaginare. Perché non li mandano, anche loro sono furbi, non li mandano tutti subito. Se no li ammazzano tutti. No, ne mangiano 10, dicono vediamo se questi bastano. Vedono che? No, allora altri mandano 10. Ancora. Dopo 70 gli potrebbe venire il dubbio di non mandarli più. Anche perché sono finiti. Quanti ne hanno? E soprattutto è bello perché ti danno sempre una mano. Sì, no, è vero. No, va. Ognuno per sé lì, eh.
E uno dopo ben 20 minuti di sparatoria urla: mi stanno sparando. Sei corto adesso, perché finché sparano agli altri va bene, ma quando sparano addosso a te, no, comunque il camion sta benissimo, no, sai, e tutti gli altri sono dietro a ripararsi, è per quello, l'unico pirla è lui che si nasconde dietro al palo. Mi ci faceva cambiare arma, cambiata. Dov'è? Ogni tanto si vedono i lampi perché fuori giustamente del temporale. Già, 80. Non hai una molotov da lanciare? Come si lanciano? Ah, vedi, non mi ricordo. Allora niente. No, ma abbiamo veramente le molotov? Non lo so, c'hai una c'hai un camion pieno di bottiglie di whisky? Lanciagli una bottiglia. Potresti buttarne una, però, vabbè. Cristo! Marta, morto. Basta! C'è Kit, c'è Kit. Non avevano in... Intanto lui va nel filacciare questi. E se ne arrivassero ancora 10, almeno lui è andato. La cerchi? Ti stanno aspettando, eh. Munizioni. Questo come è morto, come morto questo? Vai perché ti lasciano lì, Non si sono fermati. No, non vanno perché lo sanno che il cretino sei tu. Perché sanno che ce ne sono ancora 30 di là. No, non possono fermarsi prima, no? Lì dritti. Cos'è arrivato? La mano. Come è saltato quello là? Due domande me le farei. Fai la retro e torna su. Adesso no? Come facciamo a passare? Il furgone non può passare. Come dobbiamo spegnerlo? Ah, pensavo il furgone che dovevamo spegnerlo. Vieni la porta lì. Come ci andiamo dall'altra parte? Con l'ascensore. Perché vai su? C'è l'ascensore? Io l'ascensore. Non si apre. Se vuoi faccio il mimo. Oh, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Perché arriva così acquattato? Era già lì, tra l'altro. Sapeva già che lui passava di qua. Sparato sulla mano. Un giorno che è lì dietro ste... No, non può più sparare perché gli hai sparato sulla mano. Non c'è nessuno qua. C'è una bomba là. È acqua quella almeno, sì. Un pianto antincendio, bravo Tom. C'è un kit. C'è un kit. Dov'è? Dietro di te. Ma non ho capito come si fa a cambiare arma. Fa la doccia questo? No! No, perché? No. Hai amato, sei pirla! Hai anche acceso l'acqua per fare... lui deve lanciare! Non l'ha fatto prima? Lo fa adesso! Oh, deve saltare il suo cavo! Io ho sentito la fatica fino lì! Pazzesco. Spero di ricominciare da qui. Ragazzi, ma si può! È stato bellissimo. Tutta la fatica fino lì, adesso che eravamo liberi, lui lo fa saltare. Stavo provando le granate. Che cacchio, prova lei prima sugli altri. Sanguino. Vabbè. Ancora. No, ma merda. Sanguino, merda, nel senso di esce, merda. No, che c'è l'altro, si chiama merda, mi fa merda sanguino. Cioè, ma questo che gira libero così senza... Libero. Spari ai cartelli.
È già andato il furgone. Prima era là, non c'è più. Ah, eccolo. Passa sopra agli cadaveri. Tanto. Ah no, ma siamo andati avanti perché questa è l'uscita. Non ti aspetta. E lui va. Ah, ma quindi non hai ricominciato se andavano già, andava già l'impianto. Ecco perché. Prendi una macchina e coprimi le spalle. Sì, Seb. Ah, non la coperta. Prendi una macchina e coprimi le spalle. La macchina con una limousine. Ti stira proprio, ti investe. Vabbè. Ma che ci avrà fatto Morello a scoprire dell'accordo? In questa città nessuno si fa i cazzi suoi. Per il momento portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di non morire. No. Cerchiamo di non morire, eh? Ne abbiamo altri alle calcagne. Ma tu spari al camion o? Non ne sto guidando. Dove fa male? Stai guidando la macchina o il camion? Sto guidando. Ma la macchina o il camion? Questa è la macchina? Non lo so. Ma non va? È una bella macchina, tra l'altro. Perché stai guidando con questo colore ciliegia marcia? Dai! Ce l'ho il camion, va, Vabbè, potrebbe rallentare il camion. Questa dice tutta che va di più un camion carico di casse che la tua macchina del cazzo. Appena... devono girare? Morello ci ha mandato degli accefotto di uomo! Ma quanti sono? Tre macchine. Da. Una davanti, ma il camion è rotto, C'è davanti quella là, Devi prendergli anche quella lì di macchina. No. Continuano a sparargli. Quel coglione continua a sparare dietro. E allora facciamolo anche noi. Non vedo. Baraccopoli. Cristo. Ma questi? Ancora? La madonna. Non abbiamo più energia, No, è finita. Ma devo sparare anche anch'io. Sì? Penso. Come faccio? Non saprei. Ma più che altro adesso quelli là ci saranno ancora. Secondo me tu devi... mandare fuori strada le macchine, no? Ma se non va avanti la mia macchina non riesco neanche a raggiungerle. Non so già dirti. Guarda, tu devi coprirlo. Che sta nel fatto, prendi una macchina e copri le mie spalle, no? Fai una macchina sulle spalle, rallenta l'andare con la macchina. Cristo, dai, però Però si dice che vai come una lumaca. Io non posso sparare. Nessuno si fa i cazzi suoi. Per il momento portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di Posso sparare anch'io? Ecco perché. E chi guida allora? Perché Adro lì. Poi da solo non riusciva a far fuori la mafia di questo bel paese. Devi cercare di rallentarli. Colpisci dove fa male. Però se non. Ma soprattutto come farai a sparare tu se stai guidando? Vabbè, ma cambio automatico questa. Sì, ma cioè neanche ti sporgi dal vetro. Ruote. Non ha il parabrezza. È aperta davanti. Quindi si prende l'aria in faccia. Sì, ma se ti becchi la gomma di scorta. Ma non decido io dove sparare. Non hanno più quella di scorta. Io devo solo schiacciare, basta. Ce n'è ancora. Adesso sorpasso. Ne ho schiantato di tutto. Ma ho superato tutto. Andare. Rallenta che se gira non vedi dove vanno. Il camion è distrutto. Perché ci sarà qualcuno davanti? Guarda che io che sparo dietro. Non c'è più neanche il camion. Abbiamo perso tutti. Non siamo ancora neanche arrivati nelle baraccopoli. Ma è rossissimo il camion, come mai? Già secondo me a passare qua non si fa benissimo il camion. Vabbè, ma abbiamo perso ancora un'altra volta. Ti sei scelto una macchina che è proprio... è il top. No, saltato. Ma stiamo giocando in difficoltà difficile, no? Perché...
Ricordate, ma... quanti anni sono passati da quella volta che abbiamo vinto il circuito? Sono passati per me 3 o 4 anni. Sono quando abbiamo fatto quella famosa gara che abbiamo scoperto che la gara era dopo. Prima è vero, è vero, giro. È vero. Per niente, però. Che bei tempi. Vai, togli dalle balle quello lì. Ok, cerchiamo di rallentarli. Colpiscili dove fa male. Ma colpiscili dove fa male? È una frase di circostanza o perché non sa dove colpire? Ok. C'è nessuno, eh? Strano che non ci sia nessuno. Vabbè, basta che faccio così io. Morello ci ha mandato degli acce fotto di uomo. Un'altra auto punta al furgone degli alcolici. Oh, ma sono inchiodate al terreno ste macchine di Morello, eh. Anche se gli vai contro. Le macchine di una volta erano... Siamo la sì, però la nostra appena la prendono siamo messi balla, bene per essere nelle baraccopoli. Sì, esatto. Dai, 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 adesso arriva l'altra. Ma perché tu ti infili tra il camion e gli vai a rompere la balla al camion? Guarda, guarda, guarda. Rotta. Rotta. Chi era questo? Ha vestito qualcuno comunque. Nel frattempo. No, l'ha coperto. Con la macchina era diverso. Già. Gira adesso, sì. E ogni tanto ai bordi delle strade ci sono dei bidoni in fiamme. Così che... Forse li abbiamo seminati. Grazie al cielo. Andiamo a casa, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo gli alcolici. Voglio dire, non è andata secondo i piani, ma abbiamo gli alcolici. Già, anche se mi sa tanto che stasera io e te ne berremo un bel po'. E direi che ce lo siamo meritati. Sembra una calibro 38, opera di quelle di Morello. Sì. Ci hanno sparato. E lui, notare che lavora nei RIS perché dal buco ha riconosciuto calibro della pistola. Onesto tu sembra. Steso i sicari di Morello. La boschetta della Gates al padre, un altro motivo per far fuori Morello da business. Sentiamo se questo sciacqua modella è valso il disturbo. Non l'ha bevuto, eh. Colore chiaro, gusto pulito. Da abbinare a un secondo di carne. Questa delizia del Kentucky, torneremo sulla cresta del Glen Grant. Bella frase. Non l'hanno bendato proprio per indovinare qual era. Da tutti voi. Alla salute. Salute. E qui parte la missione secondaria di come è nato il tavernello. Capitolo completato, un ottimo affare.